E Beniamino! No, no, no. Così finì la bella sorella che accade Beniamino e Isabella, ed ebbe così finì il raccontino intorno a Isabella e Beniamino! Mio caro amato, con mani piene di lacrime, prendo la penna nelle mie mani e ti scrivo. Perché da tanto tempo non mi hai più scritto? Quando ancora l'altro giorno mi hai scritto che mi avresti scritto tu se non ti scrivevo io. Ieri mi ha scritto anche mio padre. Scrivi di averti scritto, ma tu non mi hai scritto una parola del fatto che lui ti ha scritto. Se tu mi avessi scritto almeno una parola sul fatto che mio padre ti ha scritto, io avrei scritto a mio padre che tu gli avresti voluto scrivere, ma perché purtroppo non avevi avuto tempo di scrivergli, altrimenti gli avresti scritto. È una cosa ben triste questo nostro scriverci, perché tu non hai scritto in risposta a uno solo degli scritti che io ti ho scritto. Sarebbe diverso se tu non sapessi scrivere, perché allora io non ti scriverei affatto. Tu invece sai scrivere, però non scrivi lo stesso quando io ti scrivo. Chiudo il mio scritto con la speranza che ora finalmente mi scriverai, altrimenti questo sarà l'ultimo scritto che ti ho scritto. Se tu però anche questa volta non dovessi scrivermi, scrivi almeno che non mi vuoi scrivere affatto, perché già se non altro saprò perché non mi hai scritto. Perché una mia brutta scrittura? Mi viene sempre il crampo dello scrivano quando scrivo. A te naturalmente il crampo dello scrivano non verrà mai, perché non scrivi mai. Saluti e baci, tua M.M. Ma meno male che dalle scritture ci sono ancora i poeti, i grandi poeti. La testa la dedico a tutti gli innamorati. Hai scritto? Io ti amo. Perché ne hai scritto? Se tu hai detto che e se non ti basta, ruberò le stelle al cielo per farle gemellare. Poterò il mare e tutte le perle verrò a portare davanti a te, e il mare non piangerà di questo sgarbo che onde a mille e sirene non hanno l'incanto di un tuo solo sguardo. Io ti amo, e se non ti basta solleverò i vulcani e il loro fuoco metterò nelle tue mani e sarà ghiaccio per il bruciare delle mie passioni. E io ti amo, e se non ti basta anche le nuvole catturerò e te le porterò domate su te piover dovranno quando d'estate per il caldo non dormi. E se non ti basta per che il tempo si fermi, fermerò i pianeti in volo, e se non ti basta... ma hai anche alternativa? Beh, alternativa... Fatelo voi con le mani, con le mani, dai, dai, su, con le mani, dai! Le 11 ore sono già suonate, si avvicina. Senza di te quante ce n'è ancor più bene.
felice di essere qui e di vedervi così numerosi. A questo momento che precede l'arrivo degli attori è un po'... Thank you.
Vamos a buscar.